C'è un'antica leggenda legata al castello di Frankenstein. Esso si trova nella città di Darmstadt, in Germania. In tale castello nacque John Conrad Dippel. Egli fu alchimista e negromante. Durante tutta l'esistenza cercò l'elisir di lunga vita, che avrebbe dovuto concedere anni duraturi. Inoltre fece esperimenti con i cadaveri e cercò di trasferire l'anima di un cadavere in un altro. Si favoleggiava che Dippel avesse venduto l'anima al diavolo in cambio di una conoscenza segreta. La leggenda vuole che nelle notti tra Natale e Capodanno il fantasma di questo alchimista appaia nel castello di Frankenstein. E si mostri ai visitatori terrorizzandoli. Così narra la voce leggendaria, che dal buio dei secoli passati è giunta fino a noi e ci incute terrore. Maggio 1816. Lord Byron, Mary Shelley e la sua sorellastra si trovano presso Ginevra. Il tempo è piovoso, è il famoso anno senza estate. Mary e gli altri si rifugiano allora nella villa Diodati e occupano il tempo libero leggendo storie di fantasmi. Byron propone allora di comporre loro stessi una storia del genere. Mary non ha subito l'ispirazione, ma col tempo le arriva. E così, nei giorni e nei mesi successivi, compone il romanzo Frankenstein. La storia si svolge nel XVIII secolo. Narra di Robert Walton, un esploratore che decide di fare un viaggio nella speranza di raggiungere il polo e scoprire cosa attrae l'ago magnetico della bussola verso nord. Giunti all'estremità dell'emisfero, la nave rimane intrappolata fra i blocchi di ghiaccio e lì appare una figura strana. Una figura mostruosa che si presenta come il dottor Victor Frankenstein, scienziato di Ginevra. Questi narra la sua storia dicendo come animando dei cadaveri abbia dato vita a una creatura mostruosa, che ha il suo stesso nome, Frankenstein. E questo viaggia per il mondo compiendo omicidi e atti terribili. Mary Shelley scrisse pian piano tutta questa storia, che fu pubblicata nel 1818. Questo libro ha avuto successo. Mio marito lo ama in modo particolare, poiché anche lui è interessato all'esoterismo, all'alchimia, alle scienze occulte. E contrasta il mio razionalismo di donna scettica. Giorgio, questo è il nome di mio marito, adora il libro della Shelley. Il mito di Frankenstein lo affascina. Spesso ne parla. Alcuni fa Giorgio mi ha mostrato una bussola di sua proprietà e mi ha detto: la Shelley scrive che Robert Walton decide di intraprendere un viaggio per giungere al polo e scoprire cosa attrae l'ago magnetico della bussola verso nord. Vedi, continua Giorgio, anch'io possiedo una bussola. E il suo ago mi indica sempre la direzione. Mi impedisce di perdermi nei labirinti della vita. Mi impedisce di perdermi nelle strade dell'esistenza. E anch'io, come Robert Walton, vorrei andare al polo. Ed ecco, Giorgio aggiunge:
Voci non comprovate narrano che Mary Shelley si ispirò per il suo Frankenstein a John Conrad Dippel. L'alchimista che nacque e visse nel castello di Frankenstein. Cercò di animare i cadaveri. Narra la leggenda che il suo fantasma appare al castello nel periodo tra Natale e Capodanno. Così dice mio marito Giorgio. Io me la rido di tutto questo, però dico, il 31 dicembre è vicinissimo. Partiamo e andiamo al castello di Frankenstein per una breve vacanza. E scherzando aggiungo, il fantasma di Dippel ci attende. Mio marito sembra entusiasta dell'idea, ma non può partire poiché lavora. Allora decido di andare io sola alla ricerca del fantasma di Dippel. In breve organizzo tutto e parto. Ed ecco, la veduta aerea del castello di Frankenstein mi sorprende. Mi sorprende con il suo fascino misterioso. Dall'alto la vedo posata sulla terra, con le sue torri che si elevano verso l'alto. Non vedo l'ora di giungervi realmente. Non vedo l'ora di posare i piedi davanti a questo castello. L'impazienza domina il mio cuore. Mentre penso a Frankenstein e a Dippel, cui forse si ispirò la Shelley per creare il suo mostro. Da sempre i castelli e le fortezze hanno esercitato un grande fascino sulla mia mente. Benché io sia scettica, le storie di fantasmi mi affascinano. Il sapore del terrore e del gotico ammaliano la mia mente. La avvolgono del fascino arcano del mistero. Così penso mentre il mio viaggio giunge a destinazione. Poso i piedi a terra e scruto in lontananza il castello di Frankenstein. A breve percorrerò la strada che mi conduce alla meta. Passo dopo passo avanzo lentamente, poi sempre più velocemente. È il 29 dicembre. È già giorno in cui potrei incontrare il fantasma di Dippel. A tutto questo penso mentre procedo. E penso a come la mente umana sia avida di misteri, di conoscenze segrete. E da un nuovo pertugio vedo ancora in lontananza il castello. E penso a John Conrad Dippel, che qui nacque. Penso alla sua fame morbosa di una conoscenza assoluta e universale. Desiderio insano di onniscienza. E penso al suo elisir di lunga vita che voleva creare per aumentare il tempo dell'esistenza su questa terra, per dilatarlo all'infinito il più possibile. E penso alla sua brama di creare lui stesso la vita. E intanto avanzo sempre in direzione del castello. Ora esso mi appare nitidamente. E con la fantasia vedo lì John Conrad Dippel. Lo vedo sui suoi libri di giorno e di notte. Intento a studiare come animare i cadaveri, come ridare loro la vita, come far passare l'anima da una salma all'altra. E questo castello si anima di fascino e di mistero.
si tinge di scuro e io avanzo verso di esso. Avanzo per vedere se da qualche parte scorga il fantasma di Dippel. Così il 29 dicembre passa e giunge il 30. E anche questo giorno è dedicato da parte mia alla ricerca del fantasma. Con la certezza che non lo troverò, mi informo per una festa di Capodanno. C'è una festa proprio al castello e vi parteciperò. Così penso, lieta. Telefono a mio marito Giorgio e gli dico: domani sarà l'ultimo giorno dell'anno e per ora non ho ancora visto tracce del fantasma di Dippel. E intanto scruto e cerco. E le rovine immerse nel verde mi affascinano. La pietra tra le fronde comunica la bellezza dell'arte tra la natura. La fine dell'anno mi euforizza. L'idea di un nuovo inizio mi galvanizza. E intanto i minuti sgocciolano e le ore passano. E il tempo fluisce inesorabile. Ma del fantasma di Dippel nessuna traccia. E arriva la mattina del 31. Di nuovo perlustro il castello. I miei orecchi si tendono per udire suoni o voci particolari, rumori di catene, o sibili di anime in pena. E cerco il fantasma di Dippel. Giunge la sera del 31. Improvvisamente non mi sento bene, ho la febbre. Penso che rinuncerò alla festa e mi corico. Dalla finestra della mia stanza dove dormo scorgo la torre del castello di Frankenstein. Decido di stare sotto le coperte ma di non dormire subito. E così la serata si fa tarda. E il cielo pian piano si fa scuro e denso di nubi. Pare prometta una forte pioggia. E infatti ad un tratto sento scrosciare le gocce. Voglio stare sveglia almeno fino alla mezzanotte, benché io sia febbricitante. Ed ecco, battono le 24 e il cielo nero è squarciato da un tuono. Impaurita, guardo attorno dalla finestra della mia stanza. Guardo il castello di Frankenstein, ma del fantasma di Dippel nessuna traccia. Allora placidamente mi addormento. Dormo soporitamente ed ecco in sogno mi appare lei, Mary Shelley. Mi appare mentre scrive il suo romanzo Frankenstein. E mi dice: sì, ti svelo una verità. Trassi ispirazione da John Conrad Dippel per il mio personaggio. Sì, da lui trassi ispirazione. La mia creatura, prosegue Mary Shelley, aveva caratteristiche tipiche di Dippel. O meglio, il creatore della mia creatura aveva tali caratteristiche. Così mi dice Mary in sogno e io ascolto. E accanto a lei vedo il mostro del suo libro. Lo vedo con la fronte alta e lo sguardo inquietante. E mi pare di udire la sua terribile voce e i suoi gemiti. E Mary mi dice: io scrivo. Come se in continuazione ricominciassi a scrivere questo libro. E finissi per poi ricominciare.
Lady Mary aggiunge, io ho adorato questa creatura che ho creato. E ho immaginato un abbraccio tra me e lei. Un abbraccio tra lo scrittore e il personaggio. Tra me, scrittrice, e lui, il mostro. Un abbraccio sicuramente conturbante, denso di mistero, lugubre e gotico, ma pur sempre un abbraccio. Ed ora, prosegue Mary nel sogno, vieni, visitiamo il parco del castello. E così nella visione onirica Mary mi fa immergere nella natura che circonda il castello di Frankenstein. Mi pare che il verde mi ristori un po'. Eppure il mio cuore è inquieto. L'ombra di Dippel serpeggia nella mia mente dormiente. Mi sento come se da un momento all'altro il suo fantasma dovesse apparire. E Mary mi dice, non avere paura, la tenebra fa parte della vita, è la faccia scura della luna, è l'ombra che rivela gli aspetti nascosti dell'esistenza. Così mi dice Mary e mi fa avanzare nel parco. E giungiamo a un luogo popolato di sassi e di pietre. E lì, mi dice Mary, qui ci sono delle forze magnetiche particolari. Qui le bussole impazziscono. Gli aghi calamitati non trovano più la giusta direzione. E la mente degli uomini, quando vede accadere tutto questo, si destabilizza. Come se una forza magnetica si impadronisse anche della psiche delle persone. Così, mi dice Mary, poi aggiunge, riavviciniamoci al castello. E così pian piano avanziamo e arriviamo di fronte ad esso. Ed ecco, il sogno prosegue, io vedo un fantasma. Una sagoma bianca che si para davanti ai miei occhi dormienti. E mi dice, sono l'anima in pena di John Conrad Dippel. Dal profondo degli inferi sono emerso fino qua. Ed emergo per portare paura e terrore. Ma non solo per questo. Emergo per chiedere pace. Per essere liberato dal fuoco eterno. Benché sappia che tutto questo è impossibile. Ed ecco, mentre io scruto il fantasma, Mary mi dice, guardiamolo per un ultimo istante. Io ubbidisco e sento Mary piangere. Le domando cosa abbia. E Mary mi dice, sto rievocando il funerale di mio marito, Percy Bysshe Shelley. Ed ecco, io vedo un uomo defunto sulla legna che arde. Nel sogno mi avvicino alla salma e vedo che essa ha il volto di Giorgio, mio marito. Allora, stupita e angosciata, guardo Mary. Mary Shelley. E le chiedo, cosa vuol dire tutto questo? Cosa sta succedendo? E lei, la scrittrice, mi risponde, lo capirai al risveglio. Ora lasci, aggiunge, che questo sogno faccia il suo corso. Lascia che la visione onirica arrivi al suo compimento. Così mi dice, io continuo a scrutare la salma che ha il volto di mio marito. Nel sogno piango. E mi guardo attorno come per trovare conforto. Mi giro, mi rigiro per cercare volti amici. Non trovo niente di tutto questo, ma improvvisamente mi riappare nel suo bianco aspetto il fantasma di Dippel. Le sue urla sfidano l'aria.
Ma dietro di lui si sente una voce angelica che dice: correte, correte alla cappella del castello. È lì che si può trovare una soluzione a questa situazione. Ascolto la voce dell'angelo che prosegue: se volete che il castello sia disinfestato, correte alla cappella e lì fate celebrare un sacro rito, in modo che l'anima dannata di John Conrad Dippel si allontani da questo maniero. Così dice l'angelo in sogno e scompare. E nella visione onirica ecco io vedo l'interno della cappella del castello e sento voci, cori, dolci canti sacri. Allora capisco che a breve lì inizierà una sacra funzione, una funzione che disinfesterà il castello, lo libererà dalla presenza del fantasma di John Conrad Dippel e riporterà pace tra queste mura. Attendo allora che la funzione abbia inizio. Attendo in devoto silenzio. Attendo in questo sogno che domina il mio cuore e mi avvolge come una coltre. Intanto il sonno si fa più leggero. Ancora per un istante il sogno mi mostra l'interno della cappella del castello. Poi, dominata ancora da tale immagine, mi sveglio. Mi sveglio un po' frastornata. Corro verso la finestra della mia stanza da cui vedo la torre del castello di Frankenstein. È il 1° gennaio. Mentre ammiro, squilla il mio cellulare. È mia figlia che piangendo mi dice: mamma, il babbo è morto. È morto a mezzanotte in punto. Pare sia stato un infarto. Alle 24 precise ha gettato un urlo e non ha più parlato. Mi siedo madida di sudore mentre dalla finestra la torre del castello si eleva. Mia figlia trafelata aggiunge: ma hai presente la bussola del babbo? Certo, rispondo. E mia figlia ingiunge: l'ago calamitato è impazzito e si muove in maniera concitata, come se forze magnetiche lo attraessero da una parte e poi dall'altra. Io e mia figlia restiamo per qualche minuto in silenzio. Poi io riprendo a parlare e dico: al più presto farò ritorno in Italia e sarò da te e dal babbo. Poi entrambe scoppiamo in un pianto dirotto. C'è un'antica leggenda legata al castello di Frankenstein. Esso si trova nella città di Darmstadt in Germania. In tale castello nacque John Conrad Dippel. Durante tutta l'esistenza cercò l'elisir di lunga vita. Inoltre fece esperimenti con i cadaveri e cercò di trasferire l'anima di un cadavere in un altro. Si favoleggiava che Dippel avesse venduto l'anima al diavolo in cambio di una conoscenza segreta. La leggenda vuole che nelle notti tra Natale e Capodanno il fantasma di questo alchimista appaia nel castello di Frankenstein e si mostri ai visitatori terrorizzandoli. Così narra la voce leggendaria che dal buio dei secoli passati è giunta fino a noi.
e ci incute terrore. Thank you.